La grande classica dell'estate, l'appuntamento del ciclismo con la Versilia, 62esimo Gran Premio Camaiore, una grande classica con un albo d'oro molto ricco. E anche quest'anno si presenta veramente 107 corridori al via. Un cast di prim'ordine nonostante le tante concomitanze con il calendario internazionale. Basso e Visconti le assolute vedette, ma tanti nomi interessanti e tanta la bagarre che si annuncia lungo i tornanti del Pitolo e del Monte Magno. Damiano, un rientro dopo un lungo riposo attivo in montagna sul San Pellegrino. Un rientro, diciamo, anche se sei siciliano, un pochino fra la tua gente, il tuo terreno di adozione a livello sportivo, la Toscana. Sì, sicuramente c'è parecchia gente qui in Toscana che è venuta a fare il tifo per me oggi. È una gara molto dura oggi, servirà per mettere a punto la condizione in vista della Vuelta, dove avrò il piacere di partecipare, quindi cerchiamo di fare. Oggi serve proprio per far fatica e trovare la condizione. Ma magari fra i molti tifosi qualcuno aspetterà anche una fiammata di Damiano Caruso sul Pitolo, che ricordiamo che questa edizione sarà affrontata una volta in più rispetto agli scorsi anni. Sì, sicuramente. Chi lo sa, magari se la gamba risponde bene nel finale si proverà a fare qualcosa. Appunto, come hai detto te, la gara è diventata ancora più dura rispetto allo scorso anno, quindi vediamo durante la corsa cosa succede. Jonathan, un percorso impegnativo, dove gli atleti sudamericani, particolarmente dotati in salita, ma tu lo sei dotato anche sul passo, sembrano un pochino ispirarti. Sì, intanto buongiorno, e inviarle un saluto a tutta la squadra, a tutti gli sponsor. E sì, oggi una gara dove prima vedremo come la situazione in gara, vediamo come la salita e poi cercheremo con Ginani, che è un uomo di punta oggi, vediamo come si fa tutta la gara. E poi abbiamo parlato di atleti sudamericani, bisogna ricordare che tra le file dell'Androne Giocattoli Scippi c'è anche José Serpa. Sì, c'è José Serpa e Carlos Ochoa, che stiamo in una situazione bene adesso, una buona condizione e speriamo di far bene oggi. Lo scorso anno un terzo posto, ma sicuramente una condizione ottimale. Oggi sei molto atteso, ma francamente vieni da una stagione un po' altalenante. Più che altalenante, è una stagione all'inizio negativa, ho avuto un sacco di problemi, ora risolti. E domenica ho fatto quinto al Matteotti, sto bene. L'anno scorso un terzo posto qua, spero perlomeno di fare un podio, poi guardiamo su quale gradino sarò capace di montare. La condizione c'è, sono sostenuto appunto da un'ottima condizione, spero di riuscire a far bene. La tua squadra ovviamente avrà un occhio di riguardo nei tuoi confronti, però come sempre si presenta con più punte e con diverse alternative molto molto valide. Ma sì, è normale perché giornate storte ci possono essere sempre. Sicuramente la gara credo sarà impostata su di me. E poi ci sarà Sella, Chiarini e i venezuelani stessi a seguito. E niente, spero, ripeto, di poter esprimermi al meglio e di ottenere il massimo risultato. Sono passati tanti anni dal tuo successo, quasi 10 nel 2002 qui a Camaiore, però la tua professionalità non è assolutamente in discussione, ti abbiamo visto competitivo al Matteotti, è sicuramente un percorso che si è adatta parecchio alle tue caratteristiche, a quello di Camaiore. Sì, una gara che tra l'altro ho già vinto nel 2002, quindi una bella gara, impegnativa, molto sentita anche perché ha una sua storia, mi è sempre piaciuta, selettiva, poi quest'anno tra l'altro c'è un giro in più della salita, perciò ci sarà una selezione, credo sarà una selezione naturale e alla fine si vedranno i migliori davanti. La condizione, l'abbiamo visto al Matteotti, è buona, quindi non ha che da crescere. Sì, la condizione è buona, è già a un ottimo livello, manca solo la vittoria, ho fatto parecchi piazzamenti, cerco questa vittoria e vediamo se arriverà oggi. Giovanni, è sempre una gioia sfilare con questa maglia a cui hai dimostrato di tenere tanto, ma sicuramente oggi ha un sapore particolare davanti alla tua gente, possiamo dirlo, sei di origini sicuramente siciliane, non hai mai rinnegato queste origini, però da un punto di vista sportivo la Toscana è la tua terra d'adozione. Ma sicuramente, l'ho detto in più occasioni,
non sono al top della forma oggi, però sicuramente il fatto di correre in casa davanti a amici e davanti alla mia famiglia mi darà uno stimolo in più, un po' di grinta in più. C'è però da dire che la priorità oggi secondo me in squadra l'avrà Gatto e ha dimostrato di andare forte, quindi cercheremo di dare una mano a lui, poi se starò bene in finale proverò anch'io. Ecco, interessante sotto questo punto di vista anche un'analisi tecnica autorevole che può scaturire dalle tue parole. In questa edizione ci sarà una volta in più da affrontare il Monte Pietro e il Monte Magno. Oscar Gatto ha dimostrato che ha doti fuori dal comune già con l'arrivo di Tropea. Tu pensi che un arrivo così impegnativo possa tranquillamente adattarsi alle caratteristiche di questo corridore che ogni giorno che passa scopriamo sempre più eclettico? Tranquillamente no, tranquillamente adattarsi è un parolone, però Gatto ha dimostrato di andare forte, quando ci sono le gambe, soprattutto la testa, il morale, si può arrivare dovunque. Gatto comunque non è un velocista, questo l'ha fatto capire, quindi uno che ha vinto il Matteotti può benissimo vincere anche Camaiore. Una piccola curiosità, ieri sera c'è stata la cerimonia di consegna del premio Sport alla bravissima giornalista Rai Alessandra De Stefano, chiedendole appunto del Gran Premio di Camaiore, della corsa di oggi, senza voler fare simpatie o tifi particolari, ma proprio adattandola un pochino alla corsa, alla filosofia e tutto quanto, ha detto che forse starebbe bene un campione brioso e frizzante, ha definito questi termini nei tuoi confronti. Pensi che sono azzeccati, brioso e frizzante? Ma potrebbe essere, sono abbastanza serio quando faccio le interviste, però sono uno a cui piace fare il gruppo, piace anche scherzare tanto con i compagni in gruppo, quindi mi fa piacere, farebbe piacere essere il tipo di corridore che ha descritto lei. Ivan, conoscendo il legame che ti lega a questa terra, possiamo dirlo, benvenuto nella tua terra, dunque la Versilia. Sì, sicuramente questa è una, sono chiaramente molto affezionato, ho tantissimi tifosi e quindi è un percorso che conosco praticamente a memoria. Ho una buona condizione, quindi ci sono tutti i componenti perché posso fare una corsa da protagonista e poi vedremo. Sei molto atteso e proprio questa edizione presenterà una tornata in più del Monte Pietro e del Monte Magno, quindi un'aspirazione particolare. Sì, sicuramente io credo che come sempre Camaiore diventa una corsa selettiva, una corsa molto impegnativa, a maggior ragione quest'anno con un giro in più diventerà sicuramente, farà ancora di più la differenza. Una grande corsa per un grande campione quale sei e che tutta la Versilia ti acclamerà sui chilometri del percorso. Ma lo spero, sicuramente come ho detto qui ho tanti tifosi, quello che è sempre difficile, promettere una vittoria è praticamente impossibile, però sicuramente ci sarà una linea. Qui Gascheno è il protagonista e nel finale cercheremo di muoverci, insomma, per cercare di andare a vincere questa corsa. Arrivato in extremis a Camaiore, il Monte Pietro, tornati secchi, una salita veramente arcigna, sembra chiamare le tue doti di scalatore. Sì, poi quest'anno c'è un giro in più, speriamo che la corsa si metta nel verso giusto, diventi selettiva e io poi cercherò di dire la mia magari l'ultimo giro. SF Inos Colnago che punta dunque su te oggi. Sì, ma abbiamo anche un Canuti in ottime condizioni e poi Brambilla, Stortoni che possono sicuramente dire la loro. Quindi un'orchestra per lanciare magari lo spunto vincente di uno fra i tanti scalatori di cui dispone la squadra della famiglia Reverberi. Sì, tutta la squadra è in un buon momento di forma e quindi cercheremo di lavorare bene e magari lanciare il mio spunto all'ultimo passaggio. Dunque, partenza ufficiosa da Viale Oberdan attraverso le vie del centro cittadino della città di Camaiore e avvicinamento alla partenza ufficiale inedita in località Frati. Tanto pubblico, una giornata di sole come consuetudine in Versilia. E adesso dunque si procede verso il mare. Versilia, terra di mare, ma le montagne sempre a fare da corollario a uno scenario veramente mozzafiato. Si procede al mare dove sono previsti la serie di giri sprint dedicati alla memoria di Casartelli. Il gruppo sta transitando davanti all'hotel Villa Ariston, dove la sera della vigilia si è tenuta la cerimonia nella quale è stato assegnato il premio Sport alla giornalista Rai Alessandra De Stefano,
un prestigioso riconoscimento che trae origini dal lontano 1966 e che per la prima volta ha visto premiata una figura femminile. Tratto in pianura prima della indigestione veramente di tante salite. Ci accompagna in questo commento tecnico Giacomo Bezzani. Una corsa impegnativa il Gran Premio Camaiore, sicuramente una tra le più impegnative quantomeno in Toscana. Intanto buonasera a tutti. Sì, una delle corse più impegnative del calendario italiano. Sono 199 i chilometri che vedono impegnati i 107 corridori al via di quest'oggi. Come dicevi te, c'è l'asperità del Monte Pitoro che dovranno affrontare per ben 7 volte, di cui 6 in un circuito di 16 chilometri che poi porterà all'arrivo. Da ricordare anche importante, come avevi preannunciato anche te prima, i due giri in memoria di Casartelli, ai quali sono stati anche ufficializzati 3 traguardi volanti. Intanto vediamo anche grandi nomi per quest'oggi, con Ivan Basso che si è presentato al via con le sue ambizioni giustamente di fare una buona corsa. Vedremo come andrà. Intanto abbiamo visto anche la fuga davanti e stanno affrontando per la prima volta l'asperità del Monte Pitoro. Bene, è la classica fuga di inizio gara che ha visto protagonisti però atleti molto molto determinati. Qui è la prima occasione in cui si sale appunto il Pitoro e poi seguirà il Monte Magno. Ci sono questi atleti: Cameron Wurf della Liquigas, Pierpaolo De Negri della Farnesevini, Mirko Tedeschi sempre della Farnesevini, Filippo Fortine dell'Androni Giocattoli, Marco Frapporti della Colnago CSF, Stefano Borchi della De Rosica Ceramica Flaminia, Leonardo Pinizzotto della Miche, Yumna Asano della D'Angelo Antinucci Nippo, Sebastian Tamaio della WIT e Nicolas Francesconi dell'Amore Vita. Dietro i big nelle posizioni di testa del gruppo a inseguire, ma tutto sommato sembra una situazione ancora sotto controllo da parte di quelli che sono poi designati a fare la corsa e a decidere un po' le sorti di questo 62esima edizione del Gran Premio Camaiore. Sì, sicuramente ancora tanti chilometri al traguardo, quindi il gruppo sta controllando il vantaggio che hanno i fuggitivi, che abbiamo visto era sui 7 minuti e 50, quindi hanno preso subito un bel margine di vantaggio. Adesso in testa al gruppo con il numero 3 vediamo Tiziano Dall'Antonia a fare l'andatura per il proprio capitano Ivan Basso, e come dicevi te sta nelle prime posizioni del gruppo proprio per evitare eventuali problemi che ci potrebbero essere nel folto. Qui ritorniamo nuovamente sulla fuga, si ricordava il vantaggio che comunque per il momento sta il gruppo sta tenendo sotto controllo. Intanto vediamo Mirko Tedeschi, che è uno dei tanti stagisti, Roberto, quando il vantaggio ormai cala sui 2 minuti e 10, dicevo, uno dei tanti stagisti al via e uno di coloro che era entrato nella fuga iniziale insieme anche a Filippo Fortin dell'Androni Giocattoli e poi anche Nicolas Francesconi della Amore Vita. Insieme a loro anche troviamo David Tintori e Gianmarco Di Francesco per l'Acqua e Sapone, poi Enrico Battaglin per la Colnago CSF e Matteo Di Serafino. Questi sono tanti stagisti, mentre la fuga sta continuando ad andare avanti adesso con Leonardo Pinizzotto e anche Stefano Borchi.